Allora, questo punto, questa zona qui, perché è importante a livello della storia della battaglia di Avrillo? Principalmente perché tu, guardando il nostro territorio con le spalle verso a Nettunia, anzi Nettuno, era suddiviso che a sinistra della via Nettunense vi erano i britannici, perché i britannici, sbarcando a Tor Caldara fino a Tor San Lorenzo, dovendo arrivare a Campoleone, quindi avevano preso tutta la zona sinistra di Avrillo. La zona destra, la parte destra della via Nettunense, era di competenza degli americani. Proseguendo, arrivando qui, perché questo poi era il confine che partiva dalla foce della Moletta a Torre Stura, poi proseguiva in avanti con il margine, passando il fiume Moletta, quindi il fiume, il torrente Moletta, e quindi Ardea, per poi proseguire a Valle Lata, passando davanti a Campoleone e proseguendo sulla cisterna Campoleone, la strada che abbiamo fatto prima, in pratica arrivi fino a questo punto. Qua era tutta campagna. L'unica cosa che vi erano, tutta campagna, quindi tutta pianura, l'unica cosa che vi erano, gli unici ripari che vi erano i casali, i vecchi casali, come questi che stanno qua dentro della tenuta Garibaldi. Perché vi erano qua questi casali? Se noi andiamo a vedere la storia, ma pure la storia del padre di Penotti, di Giuseppe Garibaldi, era stato incaricato di effettuare un progetto di prima bonifica. In pratica gli hanno dato una tenuta, la tenuta Garibaldi, dove loro vi erano vecchi casali. E qua dentro addirittura c'era anche la stazione ferroviaria dove passava quel famoso treno con i cannoni che andava avanti e indietro. Ok? I soldati, quando arrivarono da queste parti, c'erano solo le case coloniche come riparo, e quindi erano gli obiettivi più sensibili, ma più importanti da conquistare, perché erano gli unici ripari che avevano. Quindi le varie case coloniche che si trovavano qua intorno, o le varie fattorie, come le vogliamo chiamare, erano pure quelle più contese tra i due schieramenti. Ok? I tedeschi che si trovavano, ecco, vedi, ci sono i castelli lì in fondo, si intravedono lì i castelli, no? Da qua si intravede l'Anuvio, sopra ci sta Frascati, si vede tutto sotto. Loro da lì avanzavano e si contenevano questi casali. E questo punto qui, questa zona qui, era la zona di congiunzione tra gli americani, perché di qua si va verso Cisterna, la zona di Cisterna dove c'era la terza divisione che è sbarcata a X-Ray Beach, e la prima divisione inglese che era sbarcata, britannica, che era sbarcata a Peter Beach. La zona di congiunzione era stata affidata al 509, che è un battaglione di paracadutisti americani. Come funzione, erano reparti che inizialmente dovevano essere incaricati della tutela e della sicurezza del generale Clark quando veniva qua in zona. Data la penuria dei soldati che hanno riscontrato nel progetto, perché il progetto originario prevedeva 4 divisioni, poi dopo era stato bocciato dagli americani ed era stato tagliato, era stato ridotto, anche perché gli erano state ridotte le navi per trasportare tutte queste truppe, quindi loro hanno dovuto rimodulare il progetto. Quindi i reparti paracadutisti dell'82esimo, della 504 e della 509, che erano stati inseriti per effettuare dei lanci, questi lanci sono stati cancellati, e quindi l'hanno utilizzati come truppa da terra, e quindi sono stati schierati come fanteria. Quindi in questo settore inizialmente vi era stato inserito la 509. Uno dei primi giorni, si parla dell'8 febbraio, il caporale Huff compì delle azioni eroiche che gli valsero la medaglia d'onore del congresso, e fu il primo paracadutista ad ottenere una medaglia d'onore del congresso in teatro europeo. Poi ce ne furono molti altri, però lui fu il primo. Prima di lui c'è la storia dell'infermiere Lloyd C. Oakes, che fu il primo infermiere ad ottenere la medaglia d'onore del congresso. Addirittura nel suo paese fu intitolata, gli hanno intitolato, se non mi sbaglio, una scuola o un ospedale. Lui in pratica qua vicinissimo, sempre zona Carano, però qua vicinissimo, salvò la vita a dei soldati rimasti qui. Questa zona contesa vi era anche il mausoleo del figlio di Giuseppe Garibaldi, Menotti Garibaldi, che morì qui nei primi del Novecento.
durante una delle battaglie il settore occupato dalla 509 fu poi successivamente occupato dalla 45esima divisione di fanteria, fanteria Thunderbird. E il mausoleo, che è un piccolo edificio che si trova alle spalle, fu occupato da una postazione avanzata dal 157esimo reggimento della 45esima divisione. Ed era un posto avanzato perché era una struttura. Come struttura però era pure oggetto di bombardamenti, di colpi di artiglieria diretti. Quando ci furono i scontri, uno di questi colpi attraversò da parte a parte lo stabile e il muro, e i soldati si resero conto che si trovarono in pericolo e, cercando riparo, tolsero il sarcofago, e addirittura uno ci si ficcò dentro, un altro per trovare riparo, un altro invece spostò una botola che stava a terra e vide che all'interno sotto c'era una cavità, e si buttarono tutti quanti là sotto per trovare riparo e si nascosero là sotto e fecero una postazione avanzata. Ci portarono delle radio, ci portarono il cibo e loro costantemente stavano lì. Quindi la tomba di Menotti Garibaldi divenne un posto avanzato della 45esima divisione. La cosa carina è che un soldato, c'è pure il nominativo, quando se ne andò incise il proprio nome con la data sulla lastra del coso, e c'è ancora adesso, è visibile. Qua principalmente lo scontro più grande avvenne dal 28 al 3 marzo, con un attacco da parte dei tedeschi che dalla Cisternense, quindi dai castelli, avanzava in questa direzione. Ci furono dei grossi scontri, pure un reparto del 1028esimo reggimento Panzergrenadier e degli elementi pure della 362esima attaccarono questo settore, dove era la compagnia della 509, travolgendola. Solo un ufficiale e 22 uomini riuscirono a far ritorno e crearono proprio un'apertura. Cioè, in pratica, loro che cosa fecero? Attaccarono questa linea e crearono un varco che era molto pericoloso da quel punto di vista. Che cosa fece cambiare le sorti della battaglia? Che grazie ai ricognitori americani, i famosi cicogni, e anche grazie ai messaggi che erano decifrati con Enigma, loro riuscirono a capire lo spostamento delle cose, e al 29 febbraio più di 66.000 colpi di artiglieria colpirono questa zona. Fu un massacro per i tedeschi, che li riportò in breve ad ritirarsi e poi ad esistere prima di effettuare il vero e proprio sfondamento, perché una volta che loro da qui sfondavano, proseguivano dritti, arrivavano a Campo di Carne, da Campo di Carne poi avevano via libera per andare al Sulmettuno. Grazie alla superiorità, dell'artiglieria pesante appoggiata anche dall'artiglieria navale, riuscirono a contrastare questo attacco da parte dei tedeschi. Questa operazione che attuarono si chiama operazione Seitpung da parte dei tedeschi, che si concluse ai primissimi giorni di marzo. Da anche notare che successivamente poi ci furono altre medaglie d'oro del corpo: John Squire, Thomas Florence, Von T. Bufford, questo è un soldato, è un tenente, un indiano d'America, e Salvador J. Lara. L'ultimo soldato Lara gli fu riconosciuto del 180esimo reggimento della 45esima divisione, gli fu riconosciuto il 18 marzo del 2014, quindi un riconoscimento postumo della medaglia d'onore del congresso dal presidente Obama. Gli fu consegnata nel 2014 ai parenti di Lara dal presidente Obama nel 2014, quindi è, diciamo, la più fresca delle sei che sono state prese qua in zona. Poi anche tempestiva. Anche tempestiva. Vabbè, ma molte volte perché devi contare questo, le azioni eroiche sicuramente ce ne sono state molte di più di quelle che sono state segnalate, ma deve essere pure fortunato che vengono segnalate queste azioni eroiche, ma per essere segnalate significa che chi ha partecipato a quelle azioni deve essere stato fortunato a ritornare indietro e poi a documentarle,
Quante azioni eroiche sono state commesse dai soldati che poi sono tutti morti e nessuno è potuto tornare indietro e ha potuto documentarle? Questa è pure una cosa da dire. In questo caso sono stati trovati dei documenti successivamente e hanno potuto poi fare la richiesta e prendere la medaglia d'onore del congresso. Ok? Questo posto come lo chiamiamo? Questo è Carano, questa è la zona di Carano. Carano, mausoleo Garibaldi. Questo è Carano, il caporale Aff, primo paracadutista a prendere la medaglia d'onore del congresso, l'ha presa come base, aveva il vecchio cimitero di Carano, il primo cimitero che sta qua vicinissimo, e da lì loro partivano a fare le azioni di perlustrazione. In mentre Lloyd lo ha preso qua vicino a Torre del Padiglione, dove c'è un'altra grande fattoria, dove c'era nella fattoria c'erano anche la popolazione che si era radunata, si era nascosta. Nella fattoria vi erano dei grossi silos, delle torri, diciamo, infatti si chiama Torre del Padiglione, c'erano delle torri perché sulle estremità di queste torri vi erano dei posti di osservazione americani con la radio per l'artiglieria, infatti furono bombardati queste postazioni. Adesso ci passeremo pure davanti, così lo vedi pure. Cioè, dopo questa grande battaglia che si è svolta qui al 3 marzo, poi dopo ci furono piccoli scontri, perché bene o male i soldati stavano rifugiati dentro i casali, uscivano solo di pattuglia la sera per prendere informazioni, i tedeschi gli sparavano dentro questi casali, quindi era una guerra di trincea, perché non è che c'erano grandi battaglie a campo aperto. Una cosa da dire è che in questa zona furono sperimentate con l'operazione Black e l'operazione Green le prime guerre di una tipologia di guerra più psicologica. Infatti furono utilizzati dei carri armati dotati lateralmente di grandi altoparlanti che mandavano musica, sparavano loro, poi dopo si interrompevano, avanzavano, mandavano la musica e poi con la musica mandavano degli inviti ai soldati ad arrendersi, poi dopo riprendevano a sparare, tutto condito, poi tutto, diciamo, insieme anche con i famosi lanci dei volantini che venivano fatti sia da una parte che dall'altra sulle truppe. Gli alleati lanciavano del lasciacondotto, dice arrenditi, porta questo lasciacondotto con te, lo fai vedere, ti tratteremo bene, ti arrendi, finisce la guerra per te, stai tranquillo, hai salva la vita. Ed era vero poi? Sì, da parte alleata sì, poi che venivano trattati bene questo è un altro discorso, però da quel punto di vista sì. Ti stavo dicendo che nel mese di marzo-aprile ci furono solo piccoli attacchi e tra questi qua un attacco compiuto dal 30° reggimento il 23 e 25 aprile nel fosso di Carano, tra il fosso di Spaccasassi, sono due fossi che stanno qua vicino. Durante l'attacco al fosso di Spaccasassi il sergente Squire, John Squire, compì delle diverse azioni eroiche che gli passano la concessione della medaglia d'onore del congresso. Poi ci fu quella di da qui poi partì l'attacco principale dell'operazione Buffalo il 23 maggio, perché l'attacco principale dopo lo sfondamento della linea Gustav avvenuto il 18 maggio con la presa di Cassino, gli alleati in questa zona attaccarono il 23 maggio verso Cisterna. Questo settore qui, come ho detto, occupato dagli americani, doveva occupare il fianco sinistro, perché si avanzavano in questa direzione, doveva occupare il fianco sinistro su Cisterna, perché questi avanzavano in questa direzione, gli altri che stavano verso Tre Cancelli avanzavano diretti verso la cittadina di Cisterna e gli altri lungo il canale Mussolini attaccavano il lato destro. Ok? Che cosa è successo? Che quelli dal lato destro sono riusciti a sfondare ed avanzare e arrivarono fino al 25, arrivarono a ridosso di Valmontone, al bivio di Valmontone. L'altro obiettivo da parte degli americani durante lo sbarco qual era? Occupare la cittadina di Cisterna, perché poi da Cisterna passava la via Appia per poi proseguire e andare sulla via Casilina. Appia, poi proseguire e andare la via su Casilina occupando l'incrocio dall'altezza di Cori Giulianello per poi andare, altezza di Cori, scusami, per poi andare a Valmontone.
E loro perché dovevano occupare l'Appia e la Casilina? Perché erano le due strade utilizzate dai tedeschi per portare rifornimenti lungo la linea Gustav. Ok? Quindi, che cosa avvenne? Avvenne che le truppe, anche corazzate, agli ordini del generale Armon, arrivarono a ridosso di Valmontone, insieme alla prima Serbi Special Force, e ebbero i primi scontri con la retroguardia della Panzergrenadier, dell'Armangering e altri reparti che si trovavano in zona e che stavano difendendo strenuamente quella postazione vitale per permettere alle truppe della decima armata di ritirarsi da Cassino verso il nord Italia. A quel punto che cosa succede? Succede che il 25 alle parti di Borgo Flora c'è il ricongiungimento del secondo corpo d'armata che veniva dalla linea Gustav e il sesto corpo d'armata che si trovava qua, c'è il ricongiungimento delle truppe. Quindi i due fronti si uniscono. Contemporaneamente Clark, contravvenendo al piano progettato inizialmente, dà ordini alle truppe corazzate che si trovano a Valmontone di spostare la loro attacco verso i castelli, quindi verso Velletri e verso Lanuvia. Questa operazione, quindi questo spostamento delle truppe corazzate, lascia in difficoltà naturalmente il restante delle truppe, le esigue truppe che rimangono lì a protezione di Valmontone, del bivio lì di Valmontone, che vengono tra virgolette non sopraffatte, però vengono respinte dalle truppe tedesche che si stanno ritirando, e permette la ritirata della maggior parte delle truppe verso il nord Italia. Questa ritirata che cosa comporterà? Comporterà che i tedeschi tra la Toscana e l'Emilia Romagna costruiranno un'altra linea di fortificazioni che già stavano costruendo, però che l'andranno a presidiare con più truppe, con la maggior parte della decima armata che stava ritirata. Se invece loro le truppe corazzate le lasciavano lì e riuscivano a impedire la ritirata delle truppe, lì con le truppe che stavano risalendo dalla linea Gustav li prendevano nello scacco e li catturavano, e molto probabilmente non ci sarebbe stata una resistenza così massiccia della linea gotica come c'è stata, provocando altri morti e facendo durare la guerra fino al 45. Colpa di Clark, allora. Storici dell'epoca dicevano che questo egoismo di Clark era dovuto alle velleità politiche che lui aveva, più la moglie di Clark voleva che il marito si candidasse al congresso subito nel dopoguerra, come è avvenuto poi con Eisenhower. Questa decisione però che cosa ha portato? Ha portato che le truppe corazzate, la spostate, sono venute in parte a Velletri e in parte qua ai castelli, al Lanuvio, e quindi c'è stato questo attacco verso Velletri. Il primo e il 2 giugno furono liberate Lanuvio e Velletri. Dopo la conquista di Velletri gli alleati scesero giù e dal 4 al 5 giugno entrarono a Roma e la liberarono. I tedeschi che si trovavano ad Aprilia, la notte tra il 26 e il 27 maggio, vedendo gli americani che transitavano alle loro spalle, perché andando alla Nuvia devi transitare alle spalle di Aprilia, pensavano che li stavano circondando. Quindi tra la notte tra il 27 e il 28 se la svignarono. E il 28 maggio reparti dei Sherwood Forester e reparti dei Gordon Highlander entrarono in Aprilia e liberarono Aprilia definitivamente.